Contro che cosa ci battiamo? Ci battiamo contro un mondo che umilia le persone, nella loro condizione di lavoro, nella loro vita privata, nei loro sentimenti. Ci battiamo contro un mondo che trasgredisce al comandamento biblico del custodire la vita e il vivente. Ci battiamo contro un mondo che reifica, che trasforma in cose, che dona una condizione esistenziale di alienazione e di precarietà. Ci battiamo contro un mondo in cui la solitudine non è una libera scelta, ma è il prodotto finito di una specie di Babele consumistica che occupa ormai totalitariamente gli spazi del vivere associato. Ci battiamo contro un mondo che non ha cura. Noi che amiamo tanto quella meravigliosa canzone di Battiato, vorremmo a ogni persona poter dire che è una persona speciale e che noi ci prenderemo cura di lui e di lei, ci prenderemo cura pensando che quella debolezza che quella persona incarna non è un limite, ma è il valore, l'espressione della sua peculiare bellezza. Vedete, compagni e compagni, tra le tante cose che dobbiamo sconfiggere del berlusconismo, e chiudo nello stesso punto in cui vi avevo lasciati nella relazione introduttiva, c'è un'idea della bellezza che il berlusconismo ha reso egemonica, e la bellezza appunto come onnipotenza, e la bellezza come giovanilismo che supera i limiti fisici del tempo che trascorre, del tempo con le sue ferite, del tempo che ci scava le rughe in faccia, del tempo che verifica la nostra stabilità psicofisica, del tempo che ci consuma. Un'idea terribile, un'idea tragica. È un'idea in cui siamo tutti dentro questo copione. La vita è una specie di performance della nostra prestanza fisica, della nostra virilità anche per chi è donna, della nostra capacità di essere sempre dei penosi, patetici semidei. Noi abbiamo bisogno invece di costruire un'altra bellezza, che è quella che si congeda da questo genere di olimpi pacchiani, perché sono sempre, diciamo così, in altalena tra Dioniso ed Apicella. E quindi sono degli olimpi pacchiani e abbiamo bisogno di riscoprire che appunto il contenuto della passione politica è la ricerca della bellezza, e la bellezza ha a che fare con il buono, con il giusto, con il vero, ha a che fare con il pudore, la bellezza ha a che fare con la singolarità straordinaria e irripetibile di ogni essere umano. La bellezza è quella che viene violata dal turbocapitalismo e dalla sua crudeltà, occultata dietro le statistiche scintillanti di una crescita che non misura mai, la crescita della qualità, della felicità, del benessere di quelle persone che sono a volte confinate ai margini della storia. La bellezza è nello sguardo dei bambini che chiedono di essere ascoltati e assunti. La bellezza è nella vita nuda che vuole essere tutelata e non mercificata. Noi ci battiamo, compagne e compagni, per un mondo nuovo, per cambiare la politica italiana, per cambiare l'Italia e per far vivere nella politica il segno di una grande speranza. Buon cammino, buon lavoro, auguri a tutte voi e a tutti noi.